coscienza ce l'abbiamo sempre, ogni momento. Prima era dovuta al fatto che domani mattina il ministro aveva un impegno, quindi dovevamo un po' aggiornarlo su alcune situazioni, su una situazione, in particolare sulla vicenda Sistri, insomma. È stata un po' menzionata, che però insomma, ci vede cautamente ottimisti, nel senso che stiamo un po' dando una svolta al passato, stiamo portando avanti la gara, c'è il contenzioso in atto, ma insomma speriamo bene di concludere questa fase sofferente, questa prima gestione del sistema, e portarlo a regime nel corso del prossimo anno. Io rispondo più o meno a alcune cose, cioè prendo alcuni spunti che diceva Tester Rosana, ma parto anche dal dato all'inizio, mi ha colpito quello che ha detto il Presidente Nico De Bernardinis, cioè il fatto che più che dati statistici sono riflessioni politiche, tra virgolette, perché da questi dati noi cogliamo degli aspetti importanti. Indubbiamente vediamo sicuramente uno sviluppo nell'ambito della vicenda rifiuti, perché vedo che i dati, esempio, noi ci lamentiamo sempre sul discorso del forte utilizzo delle discariche in Italia, però vedo che anche il dato europeo, anche dei paesi, al di là, lasciamo perdere la Svezia che ha l'1,5%, ma vedo che c'è una percentuale del 23% di conferimenti di discarica nei paesi europei. Beh, noi non è che stiamo messi tanto peggio, perché quest'anno stiamo al 26%, l'altro anno stavamo al 31%, quindi in un anno c'è stata una diminuzione del 5%. Vedo un aumento di due punti per mezza percentuale sulla raccolta differenziata, c'è un bel 30% sull'incenerimento, questo benedetto incenerimento tanto criticato, però evidentemente c'è un utilizzo però molto importante, ma anche vedo a livello europeo c'è un dato molto, molto significativo. Così c'è un utilizzo maggiore delle attività di pretrattamento dei rifiuti per il conferimento in discarica. Quindi è una situazione che dobbiamo vedere in maniera sicuramente più positiva rispetto a quella che è purtroppo la situazione che abbiamo visto storicamente sul fronte dei rifiuti. Certo, indubbiamente quello che si vede è che nell'ambito dei rifiuti, quello che io ho colto abbastanza bene in questi miei primi due anni di permanenza nel settore, per la delega che attualmente mi ha dato il Ministro, è che vedo due ambiti ben nettamente separati. Cioè c'è un discorso dei rifiuti, diciamo, più sofferente, patologico, e un discorso più aziendalista, più di evoluzione, che è quello più legato all'economia circolare. Sul discorso, sul primo, indubbiamente c'è, non è ancora, vedo, sedimentata una cultura dei rifiuti in Italia a tutti i livelli, parlando del quisco de popolo, parlando anche a livello di amministrazioni. Questo purtroppo vede quindi le amministrazioni impegnate, in primo luogo l'amministrazione statale, in quanto ha compiti di sostituzione e di coordinamento su tutta la gestione. Purtroppo che si è consolidata nei decenni non particolarmente stupenda la gestione dei rifiuti, e questo lo vediamo nel profluvio di infrazioni comunitarie, che indubbiamente sono anche diminuite, ma io vedo in particolare delle infrazioni che ci impegnano quotidianamente, quali sono quelle per le discariche abusive, per le quali siamo stati condannati a fine 2014 per 200 discariche, adesso stiamo scendendo probabilmente sotto i 100, perché le stiamo seguendo pedissequamente, stiamo per nominare un commissario unico a livello nazionale per tutto un centinaio di discariche. Lo vedo per la gestione dei rifiuti campani, anche la gestione del cosiddetto caso Malagrotta, anche se ci sta archiviando fortunatamente in questi giorni la Commissione europea, anche per la gestione del caso Sicilia, rispetto al quale siamo stati, diciamo, graziati, diciamo, dalla messa in mora della Commissione europea per quanto riguarda la VAS del piano regionale dei rifiuti, ma indubbiamente è uno dei punti dolenti sul territorio.
territorio nazionale, cioè quel 12% di conferimenti di discarica della Sicilia, diciamo che vedo un po' vendetta, non so come definirlo. Per la prima volta, diciamo, in Italia il Ministero dell'Ambiente è intervenuto in una maniera abbastanza decisa utilizzando l'articolo 191,4 del codice ambientale, cioè l'utilizzo delle ordinanze di necessità, in questo modo, cioè il Presidente della Regione emana un'ordinanza previa intesa col Ministro dell'Ambiente. In questo modo siamo entrati lasciando la competenza in capo alla Regione Siciliana, ma dando dei bei paletti di indirizzo, in modo, cercando di riportare per quello che è possibile, ma ovviamente in breve termine non lo si può fare, cercando di portarlo a un normale ciclo di gestione dei rifiuti. Qui mi attestimonia il Presidente Bratti con l'ottima relazione che ha esitato nel corso del 2016, che ha analizzato chiaramente qual è il problema. Quindi questa è la parte, diciamo, patologica della gestione dei rifiuti. L'altra parte invece è una parte sicuramente positiva, quella quindi che accennava, di cui faceva cenno anche Rosanna, cioè il nuovo pacchetto rifiuti che è stato ripresentato al 2 dicembre del 2015, già presentato sotto il nostro semestre di gestione della Commissione Europea nel 2014, ma si inquadra anche in un momento di crescita del Paese in cui c'è un'aspettativa forte da parte delle aziende per arrivare quindi al ciclo alto dei rifiuti. Mi riallaccio a quello che diceva alla fine Rosanna, dice quali sono gli strumenti. Quindi sicuramente strumenti normativi, a parte quelli, diciamo, che abbiamo messo in essere ultimamente, tipo quelli del collegato ambientale, la legge 221/2015, ma l'altro sarà sicuramente l'attuazione della direttiva sul pacchetto dei rifiuti. Direttiva che dovrebbe, nelle medio rose previsioni, dovrebbe vedere la luce per il 2017, e altra parte, diciamo, di applicazione, oltre alla parte normativa strettamente detta, che la riferisco più a questa attuazione della direttiva, ancorché c'è anche altri interventi che il Ministro aveva annunciato, ad esempio quelli di una riconsiderazione e ragionamenti ulteriori sul sistema consortile, confrontandosi però in maniera molto feconda con i consorzi, che hanno fatto comunque un ottimo lavoro ovviamente nel periodo, ma c'è anche tutta la parte che riguarda anche l'attuazione della normativa vigente. Noi già abbiamo fatto come Ministero, come Direzione Generale, ritengo, un grosso lavoro attuando le normative specifiche di settore, e che credo che stiano incominciando a dare i loro frutti nella gestione dei cicli più elevati di rifiuti. In particolare mi riferisco ai decreti attuativi, esempio della normativa sui RAE. Sul decreto legislativo 49 del 2014 ci ha visto impegnato già tutto quest'anno, ma già dalla fine del 2015 abbiamo iniziato una grossa attività e stiamo concludendo veramente tutta questa decretazione, più gli altri decreti che abbiamo di applicazione sia sul collegato ambientale che anche sul di applicativi anche del codice ambientale, del 152. Un'attività che abbiamo sicuramente intrapreso è quella sull'attuazione del 152, che ci impegnerà molto nel 2017. Purtroppo ricordiamo che inattuati nel codice ambientale, nella parte quarta, sono previsti circa un centinaio di decreti, quindi diciamo stiamo facendo, rappresentando al Ministro, un ordine di priorità, quelli che sono ancora attuali, quelli che non lo sono più, e di alcuni vi vorrei fare un po' breve cenno, insieme a quelli che vi ho accennato dei RAE e del collegato ambientale. E questa, diciamo, riterrei che sia la parte abbastanza significativa del lavoro che sta facendo e che sempre di più dovrà fare il Ministero, e facendola tra l'altro con un confronto, come sa chi
frequenta, gli operatori che frequentano i miei uffici, con un confronto sempre costante con le imprese e con le associazioni, sia ambientaliste che di imprese, perché sicuramente facciamo tutti parte di un sistema paese e non si possono affrontare determinati temi se non c'è un dialogo costante su questo. Io accenno un po' brevemente a dei temi, degli interventi che abbiamo fatto di carattere normativo, intesi normativamente come decreti di carattere regolamentare e non, ma che secondo me sono stati molto attesi sicuramente dal settore dei rifiuti e sono sicuramente molto importanti per risolvere determinate problematiche. Alcuni effettivamente li si attendeva da anni e anche il legislatore è entrato aiutando le amministrazioni ad emanarli, penso in particolare a degli interventi normativi introdotti col collega ambientale con la legge 221 del 2015. Rispetto a questo esempio è in fase di uscita il decreto sul riutilizzo per quanto riguarda i vuoti a rendere, un decreto che prevede disciplina le modalità d'attuazione del monitoraggio della sperimentazione, quindi questo più collegato nel discorso del riutilizzo. Altro decreto che è in fase avanzata di redazione è quello sulla costituzione e il sostegno di centri per la preparazione del riutilizzo, che prevede modalità operative dei centri di preparazione e procedure autorizzative semplificate, catalogo semplificato dei rifiuti e requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria. Altre iniziative che hanno visto la luce in quest'anno sono ad esempio le linee guida per il calcolo della percentuale della raccolta differenziale. Tra l'altro ricordo che tutti questi decreti, la maggior parte, hanno avuto la luce anche per il merito dell'ottimo rapporto con l'ISPRA, che tra l'altro ringraziamo anche perché questa è la sede ministeriale, però ci sentiamo un po' ospiti di questo rapporto, della presentazione del rapporto annuale sui rifiuti urbani. Quindi dicevo, uno dei decreti che sicuramente era molto atteso e che ha visto la luce è quello delle linee guida per il calcolo della percentuale della raccolta differenziata, in cui definiamo appunto delle linee guida che servono alle regioni per dare loro un metodo standard per il calcolo. In particolare, profili di maggiore importanza sulle linee guida riguardano l'individuazione del metodo di calcolo standard e la definizione delle tipologie di rifiuti da computare ai fini del calcolo. Un altro decreto che è stato di avanzata elaborazione, già in sede di discussione presso la conferenza Stato di Città, e stiamo elaborando delle osservazioni dell'ANCI, riguarda il decreto per stabilire i criteri per la realizzazione da parte dei comuni della misurazione della quantità dei rifiuti per arrivare a un livello di tariffazione. Su questo quindi il decreto prevederà dei sistemi di delle modalità di misurazione puntuale che riguardano sistemi di identificazione delle utenze, peso e volume delle grandezze e caratteristiche, flussi e frazioni oggetto della misurazione, le infrastrutture tecnologiche e informatiche, modalità con cui la misurazione deve avvenire e gestione dei dati raccolti. Altro decreto molto atteso che rientra nel parterre di quello che dicevo, che è collocato all'interno della parte quarta del 152, è quello sul decreto dell'assegnazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Questo indubbiamente è molto importante per la linea di demarcazione di quello che ancora dovrà essere pertinente alla privativa comunale e quello che invece dovrà essere più affidato al mercato. Su questo c'è una bozza del decreto che stiamo sottoponendo all'attenzione delle associazioni e le organizzazioni competenti. Nella fattispecie stiamo avendo contatti con l'ANCI e con l'Italia in questo. Farei un accenno intermedio anche ad altre attività che facciamo come direzione, ovvero l'emanazione anche di bandi, quindi di cofinanziamento per progetti
eco design nella progettazione, quindi eco compatibile dei prodotti e implementazione di strategie di eco progettazione. Questo in particolare nell'ambito delle aree e sono, diciamo, figlie di due norme in particolare dei RAE, dell'articolo 5 e dell'articolo 19,10, che prevedono l'uno progettazione compatibile e l'altro sistemi nuovi di recupero e di riciclaggio. Riguardo alla progettazione compatibile, stiamo programmando dei bandi che prevedono un incremento dell'uso di materiali, quindi incentivano l'incremento di uso di materiali riciclabili, riduzione della quantità e della diversità dei materiali, aumento della riciclabilità, limitazione dell'uso di sostanze pericolose. Nell'ambito invece dei sistemi di recupero, gli interventi sono orientati nel bando più a massimizzare la quantità di materia recuperabile, ottimizzare il consumo energetico e ridurre i tempi e il numero delle fasi di processi di recupero. Stiamo vedendo anche altre proposte di tirar fuori, anche di incentivare l'uscita di proposte progettuali anche di categorie non rientranti tra quelle servite dai consorzi di filiera, che possono rientrare nei rifiuti urbani pericolosi quali vernici e rifiuti anche igienici assorbenti. Altre attività che stiamo mettendo in essere, sempre ragionando su decretazioni non del tutto fatte uscire e figlie del collegato del codice ambientale, sono quelle che riguardano i decreti attuativi dell'articolo 178 bis sulla responsabilità estesa del produttore. Su questo stiamo ragionando su alcuni decreti che riguardano modalità e criteri di introduzione della responsabilità estesa con alcuni prodotti. Prima di tutti stiamo lavorando sui materassi. Questo viene molto, è un decreto di regolamentazione del settore molto atteso, e stiamo ragionando anche su altri a medio tempore che riguardano beni in plasticatura o rifiuti assorbenti. Per quanto riguarda attività che sono state poste in essere dal Ministero, e qui voglio andare brevemente alla chiusura perché sennò diventa un po' troppo elencativo, ma io ricordo che sta in fase oramai quasi di pubblicazione il decreto sui sottoprodotti. Questo permette a tutta una generica a generiche categorie di prodotti, senza entrare nei singoli, di indicare agli operatori rispetto delle quattro categorie previste dall'articolo 184 bis. Altre attività su cui il Ministero si sta molto, molto impegnando, e questo con l'ottimo anche ausilio da parte di ISPRA e nell'ambito del discorso dell'End of Waste. Su questo il Ministero è già uscito con una circolare che, anche facendosi forte di linee guida del 2012 della Commissione Europea e anche di una nota più o meno interpretativa di indirizzo sempre della Commissione Europea, permette di andare a qualificare il fine rifiuto caso per caso da parte delle regioni, quindi dando delle linee di indirizzo e andando bene a esplicitare le 3-4 categorie del 184 ter che permettono che da un'operazione di recupero, rispettando questi 3-4 principi, si possa arrivare da un'operazione di recupero definitivamente al fine rifiuto. Ciò non toglie che ovviamente il discorso del fine rifiuto implica comunque, in assenza di regolamenti comunitari, l'individuazione di decreti ad hoc per singole categorie di prodotto. Rispetto a questo stiamo lavorando, non nego con una certa faticosità, perché dobbiamo coniugare delle esigenze tecnico-scientifiche non di poco momento, e sono i due decreti sul fresato d'asfalto e sul granulato dei polverini derivanti dai pneumatici fuori uso. Sono decreti che spero che a breve vedano la luce con uno sforzo, diciamo, da parte di tutti quelli che partecipano
ai tavoli tecnici e sto cercando tra l'altro di rendere più snelli all'interno della direzione generale. Altri due decreti molto importanti che sono usciti nel periodo, nell'ultimo anno, sono figli del cosiddetto sblocca Italia e sono inquadrabili sicuramente all'interno in qualche modo del rapporto sui rifiuti urbani che è stato testé illustrato dai colleghi dell'ISPRA. Uno, tutte e due collocabili all'interno dell'articolo 35 dello sblocca Italia. Uno, partiamo col secondo comma, quello sugli impianti di compostaggio, in cui abbiamo delineato il fabbisogno residuo, quindi abbiamo consegnato alle regioni il quantitativo che deve essere poi considerato nei singoli piani, e questo quindi a netto beneficio ovviamente della raccolta differenziata. L'altro, diciamo, un po' più impegnativo, tra virgolette, che ha comportato abbastanza contrasti, è quello del primo comma dell'articolo 35 sugli inceneritori. Qui, diciamo, siamo entrati a piè pari, dicendolo in maniera più volgare, dicendolo in maniera più giuridica, siamo entrati con l'esercizio di un potere conformativo statale nei confronti dei piani regionali. Ma questo, secondo il legislatore, era sicuramente una cosa che occorreva assolutamente fare. E su questo abbiamo individuato, con questo decreto, con questo DPCM, 8 inceneritori occorrenti su tutto il territorio nazionale, dando comunque la possibilità, questo è venuto fuori da un fervido dibattito delle conferenze tecniche nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, alle regioni di non attenersi strettamente a questa individuazione degli inceneritori, qualora però ci rappresentino delle modifiche dei piani regionali tali che rappresentano un'attuazione, ad esempio, sostanziosa delle modifiche delle politiche di prevenzione e della raccolta differenziata. E un altro decreto molto importante previsto nell'ambito del collegato ambientale, questo sta in fase ultimativa di revisione in presidenza del Consiglio, è quello del decreto sul compostaggio di comunità, questo per rimanere nell'ambito della gestione della frazione organica. Altre iniziative che noi stiamo prendendo come direzione è l'attuazione, la conclusione di accordi di programma, utilizzando su questo l'articolo 206 del codice ambientale, che permette accordi di programma da fare con soggetti pubblici ma anche con imprese, o per forme di semplificazione o anche per forme di sperimentazione. E su questo abbiamo firmato da poco un accordo di programma che prevede un servizio di noleggio e manutenzione di apparecchiature destinate al lavaggio di pezzi e di macchinari sporchi, quindi per evitare per permettere un utilizzo multiuso dei filtri. Stiamo lavorando su un decreto, su un accordo di programma sempre per l'utilizzo e la rigenerazione dei gas refrigeranti. Altro ed ultimo accordo rispetto al quale ritengo opportuno fare cenno, che si colloca un po' da parte nell'ambito dei RAE, è un accordo di programma con l'ENEA, che riguarda la valorizzazione della frazione delle plastiche contenute nelle apparecchiature elettriche. Faccio un breve cenno poi da ultimo sulle attività che si stanno svolgendo invece nella sede comunitaria. Come facevo un cenno all'inizio, siamo impegnati costantemente in riunioni a Bruxelles, in gruppi di lavoro che sono fatti tra il Consiglio europeo, la Commissione europea e gli Stati membri. Adesso c'è l'ultima rappresentazione, l'ultimo testo che viene rappresentato in questi giorni dalla presidenza slovacca, che è l'uscita, e in cui stiamo mettendo a punto determinati aspetti rispetto ai quali stiamo concordando il testo con tutti gli altri paesi, tra questi esempio il metodo di calcolo di cui parlavamo prima, che si sta portando sul metodo 4, ad esempio quello sul calcolo totale dei rifiuti urbani, anche se in commissione si pensa di mettere in mezzo il discorso del riutilizzo, che di per sé però non farebbe parte dell'ambito del ciclo dei rifiuti, ma ci collocheremo più sul discorso del prodotto.
gli obiettivi del riciclaggio, 60% al 2025, 65% al 2030, anche se lì non possiamo andare, a nostro avviso, anche se, appunto, come abbiamo detto prima, gli obiettivi di riciclaggio hanno una buona tenuta di raggiungimento in Italia, però non possiamo andare più troppo oltre, perché oltre una determinata soglia vuol dire anche un aumento in percentuale anche molto forte della raccolta differenziata, del costo della tariffa, e non so poi quanto poi si possa sostenere il tutto. Io mi fermerei qui per dare spazio comunque agli altri relatori, sperando di non aver dato un quadro troppo analitico e troppo poco comprensibile. Allora, ringrazio Mario Grillo, che anzi ci ha fornito preziose informazioni su moltissimi decreti di cui non sapevamo nulla e che vanno chiaramente nella giusta direzione, molti proprio a promuovere la prevenzione ma anche l'economia circolare.